Cioè, Diamanti, io sono, intanto sono felice di averlo conosciuto, l'ho avuto per 3-4 settimane, ho scoperto anche una persona molto piacevole, intelligente e basta. Adesso pensiamo da qui in avanti a come dobbiamo comportarci, perché lo sappiamo, ecco, quello che dobbiamo fare. No, era comunque una bella impresa prima, lo è ora. È la squadra del Bologna che deve raggiungere l'obiettivo. Quindi, ripeto e sottolineo, la squadra del Bologna. Adesso Una storia seria. vi cito una frase, adesso, poi magari voi dopo scoprite chi è, che la differenza fra la persona positiva e quella negativa è che la persona positiva nella difficoltà vede l'opportunità e la persona negativa nella opportunità vede la difficoltà. E quindi con più difficoltà ci sono e con più opportunità noi abbiamo di tirarci fuori insieme. E il gruppo, come vi ho sempre detto, è un gruppo molto serio, che lavorano molto bene e sono molto legati tra loro, ma lo erano prima, molto legati tra loro, lo sono oggi. Certo è che sanno di aver così perso un compagno che ha grande qualità, e questo può essere magari uno stimolo in più per tirare fuori ancora quel qualcosa in più. L'idea è quella di avere una squadra seria, una squadra che suda, quindi che lavora molto. Ma nel lavorare molto c'è anche una buona qualità di gioco. Ma Cristaldo, come dicevo la settimana scorsa, sta sempre meglio. È arrivato, quando io sono arrivato era sovrappeso, sovrappeso, e adesso invece lavora molto, sta meglio, è più brillante, quindi è un giocatore, insomma, al quale, insomma, sul quale noi abbiamo molta fiducia. Ecco. Penso che il legame tra squadra e chi ci sostiene sia fondamentale, perché intanto ci deve essere un grande rispetto reciproco, ci deve essere la convinzione che la squadra da qui alla fine farà di tutto per dare soddisfazione ai propri tifosi, e i tifosi devono sapere che sono fondamentali per questo gruppo di giocatori, cioè il loro sostegno è fondamentale. Quindi il legame che ci deve essere fra squadra e tifosi è fondamentale per quello che verrà da qui in avanti. Sì, squadra e propri sostenitori.